Procifo sotto. Bravo, bravo. Ma nello zaino cosa c'è? Non c'è nessuno che lo sa. Procifo sotto, taglia a fette la tensione prima di ogni gara. Ma fettine fine, precise, tutte con centimetro e nel sistema, nella tasca sinistra dello zaino a tanta calzini. In campo si fa sentire, dribbla, scatta e urla quando tira. Rischia lo shock alla scomparsa dell'Apis, ma tutto è bene quel che finisce bene. Perrino! Come la marca dello zaino. Bravo! Andreadis, voto 10. Oltre a tennis, canoa, surf, sub, sci d'acqua, ping pong e freccette, si ricorda anche di fare qualche gol. 11 reti con una gara in meno. Bomber! Nicolelli, voto 8. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Col cucchiaio, dimmi. Risparmiato un po' nelle prime giornate, dà tutto in finale. Lascia il segno con una ciabattata a 100 all'ora, dritta al 7. Ma state attenti, lui esige che venga chiamato cucchiaio. Cupone! Ugo, voto 7. È troppo. Nessuno si spiega perché in due o tre occasioni clamorose non abbia voluto segnare. Qualcuno ipotizza che se avesse fatto gol Aurora gli avrebbe fatto 872 scatti oltre ai 2930 che comunque già gli ha fatto. Nelle partite notturne non ha reso molto, visibilmente accecato dai flash, ma in quelle pomeridiane si è fatto valere. Non è semplice convivere con un paparazzo. Mimo Moric! Mimo Moric, attenzione! Ora c'è Colella, al secolo il Conte Padre. Bravo! Colella senza voto. Se non fosse stato per la febbre, il mal di gola, lasciate! Il mister che russava, la Sardegna un po' ventilata e non adatta al ciuffo, il sintetico non studiato per i mocassini, il presidente del lancio che non poteva nemmeno essere eletto, forse quel tiro della prima partita, però il palo sarebbe entrato e non sarebbe stata più la stessa cosa. Acclamato a gran voce da bambini e adulti di tutta Italia, prende per il culo tutto il golfo della Marmorata e alla fine, sfiorato l'infarto, lo conosce anche lui. Marchesino,